Mario Show Season 3, episodio 12. Intanto sto litigando con Twitch Mobile che non vuole collaborare. E do il benvenuto con me questa sera a Silvia Fossati, meglio conosciuta per il suo canale Esci il Gioco. Ciao Silvia. Buonasera Mario, buonasera chat. Stavo dicendo a Guido, praticamente sei la versione accelerata di Teote, Esatto. che non sembrava facile da raggiungere come obiettivo, però ci sei riuscita. Allora Silvia, iniziamo un po' a raccontare qualcosa di te, perché te sei una nuova content creator. Da quando hai iniziato a creare contenuti sul mondo del board game? Novembre 2020, quindi Quindi quasi un anno. recentissima, Sì. recentissima, freschissima. E hai adottato un formato estremamente tecnico, se vogliamo, no? Perché la sintesi è una cosa molto difficile, soprattutto quando si crea contenuto, e paradossalmente è quello per cui ci hanno addestrato e tutorato per anni, no? Fare Esatto. contenuti molto concisi, molto essenziali, che vanno direttamente al punto e quindi più facilmente consumabili, che questa cosa che si consumano nei contenuti digitali mi fa sempre molto ridere. Come ti è venuta l'idea del canale di Esci il Gioco e di adottare questo format molto rapido, molto incalzante? Allora, l'idea di Esci il Gioco mi è venuta per una brutta esperienza personale, nel senso che quando ho approcciato in maniera un pochino più seria i giochi da tavolo, io sono entrata in un negozio e ho acquistato un gioco da tavolo completamente al buio. Peccato che il gioco da tavolo in questione, io mi sono appoggiata a un universo che comunque mi piace molto, che è quello di Star Wars, e il gioco da tavolo era Rebellion. Ora, Zero Rebellion non è una passeggiata che consiglio a chiunque. Nel mio caso ha funzionato, battesimo del fuoco, fuoco sacro del gioco da tavolo. E la versione breve è semplicemente una caratteristica, come state sentendo, tendo a parlare velocemente, è una cosa che faccio normalmente e di conseguenza mi è venuto naturale e spontaneo riproporlo. Ci è voluto un po', è stato un lavorare anche insieme ai primi feedback che ricevevo, quindi è stato un lavoro anche con la community. Quindi è qualcosa in cui ti sentivi estremamente a tuo agio direttamente come formato di costruzione del contenuto. Alla Ho fine, capito. quando si costruisce un contenuto, si può anche decidere di fingere completamente di essere chi non si è, ma bisogna attuare una finzione costante anche nei momenti magari di complessità. Non ha senso dal mio misero punto di vista. Preferisco essere naturale, quindi rapida. Sì, anche perché. Insomma, de devi essere un grande attore, per Esatto, mantenere per un sacco di tempo esatto. qualcosa Diventa un che. triplo lavoro, non è il caso. Sì, assolutamente. Poi non so quanto il pubblico non Già. sia abbastanza sgamato da non scoprire il blef. Yeah. Senti, dalla tua bio vedo che stai studiando social media manager, quindi tutta la parte di. Diciamo, ti stai Comunicazione. immergendo anche a livello di studio nel mondo della comunicazione. È nato prima lo studio o prima la voglia di creare il canale? Cioè il canale è una tua tesi? Ni, il canale è arrivato prima. Nel senso che io ho smesso di lavorare per delle scelte personali e sono tornata nell'azienda di famiglia, dove lavoro attualmente part-time perché lo studio e il canale stanno prendendo il sopravvento. Però adesso è il mio laboratorio, è dove inizio a testare tutto quello che sto imparando. Prima era uno studio personale condotto appunto su magari un account personale, quindi meno efficace. Nasce prima di tutto la necessità di comunicare. Anche nei lavori precedenti la parte comunicativa era la cosa che mi attirava di più, il poter comunicare con le persone, lo studio di un'altra lingua, è una cosa che mi è sempre sembrata interessante. E ho detto, beh, è il momento di mettermi alla prova e provare ad applicarlo in questo settore che sembra tanto diverso, ma in realtà è semplicemente la nostra vita trasmutata su una sorta di piazza digitale. E quindi prima il canale e poi lo studio. Ok. E la scelta tua di intraprendere un percorso, diciamo, di studi, di approfondimento del social media, da cosa deriva? Ok, la passione per la comunicazione, ma si può percorrere in tanti modi, no? Questa passione, c'è cioè la comunicazione più tradizionale, la comunicazione e creazione di Certo. contenuti, il writing, il copywriting. Da cosa, che bisogno nasce in te per il social media? Probabilmente è anche un retaggio culturale del fatto che io comunque sia sempre stata in una provincia piccola, nata e cresciuta in una provincia piccola, e non appena ho avuto questa possibilità che dal computer poi è passata al cellulare direttamente, di arrivare a così tante persone, a così tante opinioni, creator e cose di questo tipo, mi è venuta proprio fame.
avevo voglia di contatto con le persone e voglia soprattutto di contaminazione, vedere punti di vista differenti e pian piano iniziare anche a dire ok, io avrei queste piccole cose da dire, le dico volentieri. Insomma, forse anche quello, la parte che ha contribuito maggiormente, insomma. Ok, chiaro, chiaro. Hai iniziato a pubblicare i tuoi primi contenuti su quale piattaforma? Instagram? Instagram, sì. Banalmente Ok, perché la abitavo già privatamente, quindi. quindi era la piattaforma dove ti sentivi Esatto. più a tuo agio. Esatto. E poi sei passata su TikTok e Sì. poi vabbè, comunque tutti i contenuti li riposti anche su YouTube, Facebook, eccetera. Allora, devo dirti che quando ho iniziato un po' a seguirti su quello che stavi facendo, la cosa che mi ha fatto più strano era appunto il fatto che tu fossi passata da Instagram a TikTok in un settore dove l'età media del consumatore di giochi da tavolo è over 38, quindi non propriamente dei TikToker abituali Esatto. e qualcuno Instagrammer, ma tendenzialmente come tutta la Pochi. popolazione di cui rientro pienamente over 38, è molto più attiva su Facebook che su altri social. Come mai la scelta di due social che in realtà puntano a un target di età molto più basso? Perché in realtà probabilmente è un target in cui mi sento di poter dire qualcosa. Non necessariamente, a me piace dire sono la vostra zia, la vicina di casa, non necessariamente. Non sono una divulgatrice, questo lo dico sempre. Sono una giocatrice intermedia. Sto imparando tantissimo e lo devo moltissimo a creator più grandi di me, anche come numeri, ma soprattutto come esperienza, che abitano social diversi. Ad esempio, YouTube, che alla fine penso sia ancora la piattaforma, soprattutto per l'approfondimento che va per la maggiore. Mi interessava però la possibilità di contaminare qualcuno ancora distante dall'idea di ok, abbiamo del tempo libero, giochiamo a un gioco da tavolo. Esce il gioco alla fine nasce proprio perché non c'era, non avevo sentito per me una comunicazione che mi fosse arrivata chiara e corretta. Guarda, se vuoi iniziare, prova con questo. Anche perché alla fine è un lavoro sartoriale, dipende da persona a persona. E in questo caso ho detto: ok, io provo dei giochi, valuto nella mia esperienza se mi sono piaciuti o no, se mi piacciono ne parlo. E TikTok semplicemente è una sorta di megafono gigantesco, non sempre si riesce a far arrivare il messaggio come dove si vuole e il messaggio che si vuole, però c'era questa possibilità e devo ammettere, mia sorella mi ha detto, dai, perché non provi? E è andata così. Ok. Com'è la risposta su TikTok per il board game? C'è tanta curiosità, tantissima. È difficile perché ovviamente è una nicchia. Quindi di conseguenza anche a livello proprio di target è complessissimo riuscire a raggiungere il target magari interessato e quando lo si raggiunge appunto è un target che tendenzialmente non ha un portafoglio proprio. Però in questo senso almeno io cerco di sforzarmi e sto portando dei contenuti che poi alla fine restano più che altro su TikTok e non escono su altri social proprio per l'età del target. Tre giochi sotto i 10 euro, tre giochi da giocare da soli, qualcosa di gratuito. Ho anche caricato un gameplay su YouTube perché potessero provare un gioco senza dover pagare qualcosa. È un modo per incuriosirli. Quindi, Ok, ottima risposta, ma. c'è una domanda dei giullari proprio sulla questione TikTok. Occhio a rispondergli perché secondo me è una domanda scouting, questa. Sapevo, lo sapevo. La creazione di una community su TikTok, come è avvenuta? Dei tuoi quasi 7.000 follower, quanti sono meteore e quanti ritornano? Sento di rispondere 8.000, subito 8.000. 8.000, così per me. Bacchettate giullari. Subito. Allora, ho gli storici. Gli storici che sono, vabbè, ad esempio una ragazza che gioca a videogiochi, che mi scrive spessissimo, però sono un gruppo alla fine piccolino. Per il momento i follower su TikTok, 7.000, 8.000 che siano, comunque un numero piccolo, lo dico subito, sono anche un dato che non viene sfruttato appieno. TikTok infatti introdurrà la possibilità di fare le stories di TikTok, proprio perché questo dato vada alla fin fine non ad aggiungerti soltanto delle meccaniche, se si raggiungono i 1.000 iscritti si possono fare live, i 10.000 iscritti c'è il fondo TikTok, eccetera, eccetera. Però per il momento è difficile arrivare sempre ai follower, si passa attraverso i per te, quindi deve capitare a un tuo follower un tuo video nei per te. Se ti segue tendenzialmente gli capiterà con più facilità, ma non è detto. C'è da dire che ho un sacco di ragazzi, che poi sono la piccola fan base, che mi viene a cercare, oppure mi viene a scrivere non ti vedo nei per te, sono venuta a cercarti, perché poi c'è anche questo tipo di rapporto molto, attraverso i commenti molto parlato, molto ciao sono qui, mi dedichi un video, mi spieghi qualcosa, grazie per avermi risposto, bello.
C'è chi in giro invece dice, ormai per fare il content creator TikTok è il pane quotidiano. Sei d'accordo con questa frase? Allora, non snaturatevi. Se un contenuto in adesso è fino a 3 minuti, massimo 3 minuti per voi è poco, non c'è l'obbligo morale di abitare un posto che non ci rispecchia. Tendenzialmente, però, se si fa creazione di contenuti, ci si deve anche un pochino rassegnare al fatto che siamo migratori, dobbiamo anche seguire il flusso. Cercate di portare, per quel che vi posso dire, un contenuto che sia fatto e finito per TikTok. Una cosa che comunque, una caramella che chiunque possa assaggiare. Poi sta a voi mettere lì l'amo e dire sono anche da altre parti, e in questo caso TikTok, proprio per la sua funzione di megafono, la possibilità di arrivare davvero a chiunque, è utile per un creatore di contenuti. Quindi sì e no. Parto da una cosa che hai detto poco fa, ovvero io non sono una divulgatrice. Secondo te qual è la differenza oggi fra un creatore di contenuti e un divulgatore che crea contenuti? A mio avviso, un divulgatore deve comunque avere un'esperienza che io al momento non sento di avere. Anche io ho deciso di non adottare un linguaggio tecnico perché comunque sono ben conscia che il target a cui mi riferisco sia comunque un target di appunto persone che non giocano, ragazzi, quindi non mi addentro in determinate terminologie. Fatto sta che la divulgazione un pochino di questa terminologia te la deve passare per quel che mi riguarda, ma più che altro è proprio una questione di esperienza. Non vuol dire che il divulgatore debba necessariamente essere una persona seria o fare un tipo di contenuto serio, però per quel che mi riguarda, per il mio metro di misura, io non sono divulgatrice perché non sento di aver maturato sufficiente esperienza, quindi creo contenuti e mi diverto. Ok, corretto. Sempre i giullari che stasera ci stanno facendo Ma lo sapevo, lo sapevo. un po' di controspionaggio pubblico, così devi rispondere. E ti Certo. chiedono quanto tempo via ti porta, quanto tempo ti porta via, sto parlando come Yoda, creare un TikTok da 1 minuto e quanto da 3, cioè domanda ipertecnica. Paradossalmente il contenuto da 1 minuto è una specie di trappola mortale perché in 1 minuto devi condensare tutto quello che è il sugo, secondo te, del gioco, nel mio caso di cui stai parlando, in 3 minuti hai una maggiore possibilità elasticità. Loro lo sanno, io ne faccio pochi da 3 minuti, quasi niente, sono più che altro TikTok parlati in cui magari racconto qualcosa e non spiego necessariamente un gioco, perché effettivamente quel social network è nato per contenuti brevi, quindi su quello bisogna settarsi. I 3 minuti sembrano eterni su TikTok. Di conseguenza mi porta via molto più tempo un contenuto, un come si gioca, che non è proprio un tutorial, è una sorta di appunto sugo del gioco in 1 minuto, piuttosto che magari qualcosa in cui posso andare un pochino più lunga, e anche il fatto di dover, cioè io per mia scelta, sia per maggior fruibilità, sia perché comunque parlando veloce ovviamente si fa fatica magari in certi punti a star dietro, sottotitolo tutto. E questo ovviamente è un lavoro. È una menata pazzesca sottotitolare tutto, Poi diciamolo TikTok è fatto anche. malissimo in questo senso, lasciamo, non mi addentro, però mi viene mal di stomaco pensarci. Invece Nick ti fa una domanda molto più complessa che Ciao io Nick. estenderò, quindi parto da Nick e poi andiamo oltre. Dice: Gentile Silvia, sai Nick è molto, molto Buonasera garbato, Nick. molto, molto greco. Buonasera. Cosa pensi della critica molto spesso mossa ai recensori dell'essere troppo buoni? Io credo che fare recensioni negative, così come TikTok che brucino dei giochi, sia insensato. Già il non parlarne è indicativo e chiaro sulla propria opinione, quindi ti chiede che cosa ne pensi. Innanzitutto io faccio, anzi non faccio recensioni, però è una mezza verità, perché io non dico ho provato questo gioco, non mi è piaciuto, eccetera, eccetera, come giustamente dice lei, signor Nick, non ne parlo. Di conseguenza si può presumere che io non l'abbia giocato, oppure che l'abbia giocato, se magari è transitato in una mia storia, in un contenuto, e una volta provato non mi abbia soddisfatta. Io non sarò, adesso non mi piace parlare in assoluti, soliti parlare in assoluti, però non sarò mai come dire, estimatrice delle demolizioni pubbliche. Questo gioco non mi è piaciuto e via, una riga di insulti. Sono contenuti che non hanno per me, come consumatrice di contenuti, ma anche come creatrice di contenuti, troppo senso di esistere, è un enorme spreco di tempo. La critica, secondo me, non ha troppo senso. Sta sempre a noi scegliere il creatore di contenuto
che ci rispecchi, che rispecchi i nostri gusti. Di conseguenza, se vedete che qualcuno parla di giochi solo per parlare, giochi come libri, come auto, come tecnologia, ovviamente ampliamo il discorso, non seguitelo. È la cosa più potente che potete fare. Non interagite, non seguite. Se al contrario, però, trovate qualcuno che pur c'è questa cosa, ricevono giochi, quindi no, riceviamo tendenzialmente giochi o ricevono tendenzialmente giochi dopo aver parlato con una casa editrice, dopo aver parlato con un'azienda che comunque dice ti abbiamo visto per questi motivi, ci piacerebbe, tu che ne dici? Sta tutto nella scelta del creatore di contenuti. Scegliete con attenzione in base ai vostri gusti, quindi recensioni che distruggano i prodotti non sono belle, è una perdita di tempo per chi le fa. No, non sono bello. Chiaro. Allora, la cosa che mi piace molto di quest'ultimo periodo storico nel mondo professionale è il fatto che sono nati un sacco di nuovi mestieri, no? Perché alla fine il bello dell'era digitale, dell'era di internet, insomma, tutti nati dopo gli anni 80, più anni 90 che anni 80, a dire il vero, hanno avuto la fortuna di conoscere questa grande opportunità che è l'online, che poi se ci pensiamo. Immaginate i nostri nonni avessero avuto internet a disposizione, no? Qu quante cose si possono fare con internet, a parte condividere gattini. Il fascino sta nel fatto che si fanno le stesse cose che si facevano offline, ma utilizzando lo strumento digitale diventano opportunità, se vogliamo, più democratiche, no? Come dicevi tu, da un piccolo paesino di provincia puoi parlare a tutto il mondo, puoi comunicare a tutto il mondo. Prima, se volevi comunicare, dovevi vincere un concorso in Rai o essere presa in qualche televisione privata, Televisione. ma insomma, esatto, non era proprio facilissimo né accessibile per tutti, e comunque la quantità di spazio a disposizione era senz'altro limitata. Oggi il creatore di contenuti online, digitale, il social media manager e in generale tutto quello che ha a che fare con la comunicazione attraverso le piattaforme, quindi non più la comunicazione tradizionale con blog, stampa classica, eccetera, ha preso il sopravvento e una valanga di aziende, da quelle storiche a quelle alle start-up, alle garage company, tentano in tutti i modi di creare, costruire, avere un piano redazionale, eccetera. Di contro, il mestiere del social media manager non è un mestiere che ancora ha dei percorsi formativi chiarissimi, specialmente in Italia, perché poi ci sono sì le lauree in comunicazione, lauree in marketing, però il social media manager e il creatore di contenuti non hanno un percorso di studi proprio, non hanno manco un codice Ateco proprio, quindi no, per lo Stato italiano, in questo momento, e per Non l'Accademia esiste. italiana, non esistono, nel senso sono Esatto. una roba strana. E nonostante questo, oggi sono una delle professioni più importanti in assoluto nelle aziende, non solo le più ricercate, anche perché è difficile trovare dei social media manager competenti, dei creatori di contenuti competenti. Come fai te oggi, se vuoi diventare una professionista di questo settore, a formarti? Te cosa stai facendo? Ci sono diverse piattaforme che mettono a disposizione dei corsi. Tendenzialmente scegliete una piattaforma di un qualcuno che abbia già un minimo di esperienza. Adesso io ne faccio un nome per tutti, però anzi, come dire, Taffo, per farla brevissima, ha messo su un corso per social media manager. Ovviamente non è nulla di accreditato, proprio perché la figura stessa del social media manager è una specie di mistero avvolto in un enigma, cioè non c'è ancora una chiarezza dal punto di vista legislativo in Italia, cioè questa figura a metà tra il marketing, però c'è un po' di pubblicità, però alla fine anche, insomma, non è chiaro. Ci sono appunto un sacco di corsi, quello che ho scelto io è quello di Veronica Spora Benini, che è una strategist italiana, in realtà di origine argentina, ma naturalizzata italiana, molto nota e che nel settore comunque è uno dei mostri sacri. Di conseguenza ho scelto di formarmi in questo senso. La realtà dei fatti è che però la formazione è un punto di partenza tecnico, dove si va appunto ad avere un minimo di fondamento di marketing, di analisi, cose di questo tipo. La realtà però è che la comunicazione cambia, i social cambiano, bisogna essere anche molto attivi sulle piattaforme che riteniamo più inclini a noi, sperimentare, sperimentare, sperimentare. Quindi al di là di una formazione, appunto, ci sono un sacco di corsi, davvero, cercate delle piattaforme più o meno accreditate che vi diano sicurezza e poi non abbiate paura di sbagliare, sperimentare. Ovviamente magari non con un cliente, ma con voi stessi, con un vostro progetto, provate.
i reel, ad esempio, su Instagram. Provate, lanciatevi. Tra l'altro, fra le piattaforme più accreditate, ricordiamo quelle più che altro con sede legale a Dubai o Esatto. aventi sedicenti titolari che a 19 anni detengono Esatto. 18 Porsche di colore verde, Ecco. rigorosamente di colore verde. Esattamente lì era il Beh, mio. Mi raccomando, accreditate, cercate un minimo di... non vuoi Si può. sapere non vuoi sapere come a 19 anni sono diventato il più miliardario di Dubai? Esatto. No? Non Non vuoi ti sapere interessa? perché uso solo iPhone e così riesco a vincere? No, grazie. No, vabbè. È Senti, Daniele, possibile. il gioco semplice, un altro Ciao, content creator. Daniele. Stasera sei presa d'assalto ai content creator, eh? Cioè, Benvenuti. parlando di divulgazione ludica, cosa ha una piattaforma come TikTok, secondo te, più delle altre? Il potere di arrivo. Alla fine anche TikTok è governata da un algoritmo, però questo Scusa al Silvia, però te così mi stai creando un problema, perché dire potere di arrivo anziché reach dà conferma ad Angelo che io uso inglesismi a sproposito, che ci sono delle frasi italiane per sostituire quelle inglesi. Non va Chiedo scusa. bene, si dice reach, non Un dire reach potere di arrivo. altissimo. No, io allora ammetto backstage, sono partita dicendo non parlare troppo con inglesismi, perché io inglesizzerei qualunque cosa, perché se posso dire Ma una cosa breve, sì. io... E Per niente, ovvie no, mi ragioni. Potere raccomando, parla italiano, mi raccomando. Ha un di reach arrivo. potentissimo. Stupido, Potere di arrivo era troppo. Mi cioè è potevo anche un fermare. po' poetico, voglio... comunque sia. Scusa se ti ho interrotto. Ma ci mancherebbe. Insomma, è veramente un megafono. È probabilmente l'unica piattaforma in questo momento, cioè un video che va male su TikTok per un creator con un minimo di follower comunque arriva a 1000 visualizzazioni. Adesso su TikTok guardi il video e fai ok, sufficiente. Però usciamo un attimo dalla piattaforma TikTok, 1000 visualizzazioni non sono esattamente bruscolini, soprattutto se poi avete un tasso di conversione buono, cioè su quelle 1000 visualizzazioni ci sono commenti, ci sono like, persone che vi hanno fatto delle domande, che vi fanno fare qualche altro contenuto. Insomma, TikTok ha questo gigantesco potere che però è difficile da imbrigliare per mille ragioni. Ovviamente l'algoritmo è più conosciuto rispetto a quello di Instagram, ma non è che sia scritto e consultabile. E poi sta sempre a noi. Alla fine abbiamo 3 secondi in cui ci giochiamo l'attenzione di una persona. È un pitch continuo, cioè costantemente fare dei contenuti che in 3 secondi spieghino perché lo stai facendo più che cosa stai facendo. Se arriva il perché lo stai facendo, la gente tendenzialmente si ferma e ti guarda. Su Instagram sta iniziando con i reel una cosa di questo tipo, ma è molto più blanda, molto meno incisiva. Chiarissimo. Un'altra cosa che mi ha sempre affascinato dei creatori di contenuti, la maggior parte dei creatori di contenuti sono appassionati della materia di cui parlano, che si mettono a parlare della materia e dopo devono diventare inevitabilmente, se decidono di farlo il professore, professionisti dello strumento che stanno utilizzando, no? Quindi partono dicendo, boh, a me piace questo tipo di lampade e voglio parlare di questo tipo di lampade. Dopodiché iniziano magari con YouTube, con Facebook, con quello che si trovano sotto mano e si scontrano con la dura realtà, che non basta parlare di lampade per trovare i primi contatti, i primi follower, i primi commenti, le prime interazioni. Allora devono iniziare a studiare lo strumento e dopo aver studiato lo strumento iniziano a perfezionare le tecniche in funzione dello strumento, eccetera. Oggi un creatore di contenuti, secondo te, quanto tempo deve dedicare alla parte di studio della piattaforma più che alla creazione e alla sperimentazione? Non voglio spaventare nessuno, però io sono parecchio pessimista e c'è un 50 e 50. Le piattaforme alla fine le utilizziamo a questi scopi, ma in realtà sono nate per condivisione sociale, quindi soprattutto se uno vuole farlo a livello lavorativo, sta già un pochino andando contro quello che è la formula dello stessa piattaforma su cui si trova. C'è anche da dire che ciò che è per lavoro per una persona in realtà è magari tempo libero per un'altra. Insomma, è sempre una questione di livelli. Se però dovessi dare una ricetta qui ed ora, vi direi 50% freschezza e creazione del contenuto, 50% studio di ok, ma materialmente questo contenuto come lo imposto, come lo faccio, su quale piattaforma, in quali tempi, in quali modi, 50-50. Ok, mi sembra molto interessante come valutazione. I giullari ti chiedono quanto conta il creare rete tra creator su TikTok e come si struttura una collaborazione in questo senso?
Sto vedendo i primi tentativi, soprattutto da TikToker molto grandi che però si occupano di tutto e niente, nel senso sono magari ragazze che sono diventate TikToker influenti utilizzando principalmente i trend. È una strategia comunicativa un pochino più complesso, puoi gestirla a livello non soltanto la monetizzazione della visualizzazione del video, ma anche collaborazione con i brand. Dal punto di vista di persone un pochino di creatori un pochino più piccoli, ho visto che sta facendo qualcosa Bricks Lab, che è un ragazzo che si occupa di Lego principalmente, Lego e mattoncini, come dice lui. Insieme a un altro creatore di contenuti fanno una rubrica condivisa, schermo diviso a metà, una parte per uno. È difficile farlo in tanti, secondo me, proprio per le dimensioni della piattaforma su cui ci si trova. Alla fine è fruibile da un cellulare, quindi se ci mettiamo in quattro la visualizzazione comincia a essere sacrificata. Ricordo, Alberto poi ricorderà, c'era stato anche una discussione, cioè come dire, un confronto su questa cosa. E in più bisogna avere un argomento su cui basare tutto, ma soprattutto anche l'idea del come portarlo avanti. È difficile creare contenuti con qualcun altro se non si ha, non dico soltanto l'intento, ma anche una voce simile. È bellissimo perché ti dà la possibilità di allargare il tuo target, arrivando al target di qualcun altro che non sarà come il tuo. Però c'è anche una questione proprio di rispetto del tuo target e soprattutto della tua voce, del tuo modo di essere e di parlare. Se si riesce a calibrare le due cose, secondo me fare rete è essenziale, cioè è l'unico modo. Io parlo qui perché ho dei contatti, il club della tovaglia, giochi a bordo, i giullari, cioè c'è tanta gente con cui comunque ho costante confronto che fa anche il creator. È utile, ma non bisogna snaturarsi, è un gioco di equilibri, bisogna avere probabilmente qualcosa da voler dire nello stesso momento in modo simile, ma che si integri l'uno con l'altro, che vada ad aggiungere qualcosa. Complesso, ma non impossibile. Mi trovi d'accordo. Emiliano invece ti chiede, ti seguo da tempo e ti considero molto brava, per questo volevo chiederti come Grazie. vedi il futuro per il tuo canale e di te all'interno del mondo del gioco da tavolo. Emiliano, chiediamolo Cioè, a questa ti ha Dottor fatto la domanda Strange. da colloquio, no? Dove ti vedi fra Esatto, 5 anni? 5 anni. E Viviamo poi in un perché mondo di 5? Perché cambiamenti. non Non lo 3, so, 2, è vero. almeno? 5 è Poi in un tempi numero che mi. pandemici 5 è pericolosissimo. Eterno. Esatto. Tra 5 anni, ma forse avrò fatto il vaccino. No, non è vero. È Non è vero che hai difficile fatto il dirlo. vaccino, non mi No, ho ammorba. fatto doppio, Ah. siamo impazziti, subito, appena è stato possibile. Poi in Liguria siamo andati lisci, quindi bene. È difficile dirlo qui e ora, anche perché io ho iniziato questa cosa come passatempo personale, non mi vergogno a dirlo, era una cosa che mi piaceva e che avevo voglia di provare a condividere. Ovviamente uno lo fa con i migliori scopi, cioè non penso che nessuno al giorno d'oggi apra una pagina di qualcosa, per parlare di qualcosa dicendo ma sì, lo vede solo il mio gatto e finisce lì. No, lo si fa dicendo magari a qualcuno interessa, creo un mio gruppettino e ne chiacchieriamo. Ora, per quanto io abbia ancora numeri molto piccoli e resti molto umile in questo senso, ho un sacco di persone che mi scrivono, che ascoltano quello che sto dicendo, che cercano di contribuire dandomi dei consigli o chiedendomi dei consigli. Ed è una cosa a cui non ero completamente preparata. Non so dove mi vedo tra 5 anni, spero di poter continuare a lavorare seriamente a questo progetto che sto portando avanti, ma soprattutto spero sempre di avere questa community attiva, a prescindere che questo diventi un lavoro, che resti una passione o che resti così com'è oggi, spero sempre di avere questo eterno scambio, è proprio piacevole. Però una decisione la devi prendere perché a livello professionale puoi essere social media manager di un'azienda X, di un brand, di un personal brand, oppure puoi essere curatrice del tuo canale, quindi una direzione se vuoi, anche se so che magari non ti piacerà il tema, è più da influencer, comunque da creatore di contenuti, a controllo e a direzione della propria community. Quindi come ti vedi in questo bipolarismo? Perché non è facile conciliare le due No, cose, eh? infatti, dipende molto da cosa si intende per lavorare da social media manager all'interno di un'azienda. Mi spiego meglio. Se questa azienda
chiede una sorta di figura che si esponga in prima linea con la sua faccia e che si faccia anche portavoce dell'azienda, innanzitutto come consiglio deve essere una voce che rispecchi i valori dell'azienda, che sia, perché la voce che deve trasparire dalla gestione dei social di un'azienda è quella dell'azienda, non è quella del social media manager. Può essere quella del social media manager, ma deve essere una cosa lavorata insieme. Ok, ci piace la tua voce, noi la pensiamo così. Lavoriamo insieme. Allora, in questo caso, sì, la parte della creazione di contenuti, laddove io trovassi un'azienda che ha la stessa voce o comunque vorrebbe qualcosa di molto simile alla voce di Esci il Gioco, potrebbe essere ristrutturata altrove. Di conseguenza, dicendo alla mia community, ragazzi, chiacchieriamo in questo modo qua d'ora in poi. Non è cambiato nulla perché io sono sempre io, però io dovrei rimanere sempre io. Dovrebbe sempre mantenersi la mia voce, il mio modo di fare. In una situazione diversa è difficile dire abbandono un progetto mio, il mio bozzolino, per andare a trasmettere qualcosa che non sono io in una maniera che non riuscirei a fare. Al contempo si può coesistere se l'azienda, il brand, quel che è, ha un social media manager, in questo caso potrei essere io Silvia, che gestisce la sua voce, il suo modo di parlare, e io vado avanti con il mio progetto di creazione di contenuti Esci il Gioco con la mia voce, che è una voce che potrà magari essere simile per certi versi, che è condotta dalla stessa persona, ma che è diversa, sono due voci diverse. Dipende, è difficile dare una ricetta ora senza avere, ci sono tantissime cose, poi c'è anche tutta la parte, diciamo, di gestione, di tempi, insomma, dipende. No, non riesco a dare una risposta, ecco. Non hai ancora studiato fino in fondo, eh? Ti manca qualche No. esame alla tesi. No, vabbè, questo è un argomento molto attuale in realtà, questo te lo dico da imprenditore, perché la grande confusione che c'è nel mondo della comunicazione è il pensare che un'azienda parli attraverso le persone e non che le persone parlino per conto dell'azienda. Che è una cosa totalmente diversa, è una sfumatura che spesso quando ascolto dei webinar, anche di digital strategist molto bravi, se sembra essersi un po' persa, cioè la figura, la soggettività e anche in qualche modo l'ego di chi va a fare comunicazione spesso prevale sulla comunicazione stessa dell'azienda. Immaginiamoci Taffo, per citarne uno che hai citato te, ma potremmo dire Unieuro, potremmo dire Ceres, insomma, ce ne sono tanti di social media manager, sono anche team di social media manager, a Sì, dire la verità, non una esatto. sola persona. È l'azienda che parla, è Taffo che parla, non hai una personificazione del social media manager. Il social media manager interpreta molto bene l'identità Il ruolo. dell'azienda, però la bravura del responsabile di comunicazione, oggi si chiama social media manager, ma comunque di chi deve dare voce all'azienda, è trasformarsi nella voce dell'azienda, non essere una voce per l'azienda. E questa cosa qua è difficilissima ed è qui che si ritorna al tema della costruzione di un percorso accademico, non necessariamente universitario, però di alto livello sui percorsi di istruzione e formazione. Altrimenti si passa molto sulla tecnica, molto su Esatto. il marketing applicato alla comunicazione, ma poi si perde di vista l'obiettivo. L'azienda, che è una persona giuridica, è come un essere umano, diciamo, in qualche modo, composto da tante persone, tanti dipartimenti, deve avere la sua voce propria e deve Certo, essere concretizzata in riconoscibile. modo esatto, che possa andare avanti nel tempo, indipendentemente poi dalle figure che Esatto, l'animeranno. esatto, esatto. Però questa cosa qui non è sempre chiarissima, quindi è difficile. Allora, passando a un argomento collaterale, ma molto interessante, il mondo che stai creando, no? Quindi quello del tuo canale, della comunicazione, è un mondo prettamente digitale. È un mondo prettamente digitale nato in un periodo in cui di fisico c'era praticamente Ben poco. niente, perché in piene zone rosse e disastro totale, pandemico globale, ma ora si ritorna a fare fiera, perché fra poco meno di una decina di giorni, quindi andate tutti nel panico, fra meno di 10 giorni ci troveremo in quel di Modena, non so se ci sarai, ci Sì, sarai? Perfetto, ci sarò. tutti e 3 giorni? Perfetto, No, soltanto il venerdì e sabato. quindi fan di Silvia soltanto venerdì e sabato. Come vedi il creatore di contenuti in fiera? Qual è il futuro secondo te per i content creator in fiera? Dipende sempre da come si è impostata la propria comunicazione, da come si interagisce con la propria community. Per quel che mi riguarda, io mi vedo molto come appunto
la compagna durante la fiera a dire: oh, andiamo a vedere questo, che bello, te lo racconto, questo l'ho provato, dovresti provare questo. Quindi una sorta. Esce il gioco è 90%, cioè, no, sì, 90%, 50% quel che vedete, ma 50% direct, cioè persone che non hanno voglia di esporsi, che mi scrivono in privato, soprattutto su Instagram: io ho giocato a questo, secondo te? E noi chiacchieriamo. Io ho una conoscenza ancora modesta del mondo dei giochi da tavolo, però mi piacciono i regolamenti, quindi mi piace andarmi a leggere il regolamento di una cosa, dell'altra, mi vado a vedere magari su siti anche come Board Game Geek, per esempio, dei contenuti, delle idee, dei giochi nuovi, e quindi ho le mie idee circa anche titoli che magari non ho materialmente provato o che ho provato attraverso magari piattaforme e non fisicamente. Secondo me, per quel che riguarda me, il creatore di contenuto, come lo imposto io, come lo impersono io, è un creatore di contenuto che ti sta spalla a spalla e con cui dai, sediamoci, facciamo, giochiamo questa cosa qua, vieni, andiamo a vedere questo stand. Quando si parla invece magari di un divulgatore, a quel punto lì, secondo me, è utile e non voglio far arrabbiare nessuno, però anche il passaggio attraverso magari delle case editrici perché ti mettono a disposizione un divulgatore che ti spiega un determinato titolo, soprattutto se quel titolo è molto incline, se è un divulgatore, consiglio comunque che sia qualcosa di incline alle sue capacità, ai suoi gusti, è come avere un tutorial solo per te. Voi, da fruitrice di contenuti, che bello è sedersi di fronte al divulgatore che magari osservi su YouTube e di cui ascolti qualunque cosa, che ti spiega un gioco e ti fa giocare un gioco insieme a lui, cioè è un plus valore gigantesco ed è il bello anche forse di questo play, che magari sarà anche un pochino diverso rispetto ai precedenti. Io non ho metri di paragone perché per me è il primo, però è un rincontrarsi e un trovarsi per la prima volta faccia a faccia con chi magari abbiamo visto per lungo tempo soltanto attraverso uno schermo. Chiaro, mentre parlavi stavo immaginando di giocare a True Diegis con Alberto Angela, non so perché, ma ho avuto questo flash incredibile, ogni carta giocata mi inizia ad attaccarti. Sai che questo, ok. Sì, è una storia infinita, così la partita da Di nuovo un'ora a giocatore diventa 18 ore e 3 ore, mezzo esatto. che Twilight gli spiccia casa. Esatto. Comunque, no, interessante perché io ho sempre avuto questa visione. Avendo avuto anche una discreta esperienza nel mondo videoludico, della fiera come evento spettacolarizzato, quindi la parte più mostra che mercato della fiera. E effettivamente quello che secondo me è sempre mancato a tutte le fiere italiane del settore gioco da tavolo, quindi nel comparto gioco da tavolo, è stato proprio il saper riconoscere nei propri protagonisti un ruolo sia di comunicazione, ma sia anche di spettacolo, di show, di intrattenimento. Quando mi dici queste cose, un po' soffro, perché quello che mi stai dicendo è la fiera come contatto con la mia community, quindi un vedersi dal vivo e rafforzare il legame con la community, che ci sta. Però è anche vero che quello che viene fatto durante tutto l'anno da tutti i creatori di contenuti, te compresa, è un mantenere acceso il fuoco della passione, sia in chi già ce l'ha, che l'aveva soltanto un pochino accennato, chi ancora non conosce il settore e anche per chi magari aveva tentato, poi abbandonato a favore di altre forme di divertimento e riscoperto grazie a un creatore di contenuti. E conseguenzialmente li vedo molto più protagonisti di quello che in realtà vengono poi valorizzati dalla scena italiana, no? Basti pensare che tanti creatori di contenuti, nonostante tutto, non vengono formalmente invitati da un ente fiera, non hanno un corner per una talk, eccetera, eccetera. Devono essere loro a proporsi e poi la fiera ad accettare. Mentre in altre realtà, il videogioco, ma così come l'industria della nautica o tantissimi altri settori, sono gli enti fiera e sono gli organizzatori e i promoter a cercare i nomi più emergenti. Comunque, un creatore di contenuti che in meno di un anno ha 8.000 follower su TikTok, a mio avviso, è un plus valore per la fiera, non un semplice ospite che deve stringere rapporti con la sua community. Quindi quello che hai detto è totalmente giusto. Però mi aspetto una crescita da questo punto di vista, sia da chi organizza le fiere, sia dai creatori di contenuti nel avere il loro posto all'interno della fiera come elemento di ulteriore show, no? Di ulteriore spettacolarizzazione. Questo sinceramente. Ti ci vedresti in un ruolo del genere? Cioè, te lo immagini una cosa così fatta all'interno di una play o è ancora molto distante per te? Potendo mantenere la mia voce, nel senso, qui c'è uno spazio, sii te stessa,
non credo che avrei grossi problemi. Cioè, mi piacerebbe molto, anche perché dà proprio modo di dire, ok, io parlo velocemente, può sembrare impostato, guardate, sono proprio così, chiacchieriamo. E al contempo vedetemi in azione dal vivo, cioè è bello. E anche dal punto di vista proprio personale è una gratificazione. Alla fine sono qui con delle persone che fisicamente vedo, mi stanno ascoltando, mi fa ancora più piacere. Vero è che non so quanto si possa essere realmente se stessi, se è comunque una fiera che ti invita. Adesso io non faccio contenuti particolari, però magari chi invece ha impostato la sua comunicazione sul distruggere un gioco, per restare in tema, ma un gioco come un videogioco come quel che desiderate, la fiera 99 su 100 qualche veto lo imporrà e lì si va a snaturare quella che è il rapporto con la community. Mi piacerebbe moltissimo, spero che in futuro sia comunque una prassi assodata, diventi una prassi assodata. Per quel che mi riguarda sarebbe bellissimo, piacevolissimo. Organizzatore di fiere in ascolto, sono pronta, vi faccio Non battere il Guinness ascoltano World mai, Record. Mai, non ascoltano perfetto, mai, data così. lascia perdere. Long story, long story. Così facciamo arrabbiare gli haters, gli inglesismi, gli haters. domanda di Antoine Duanel, grande Antoine, che fra l'altro ti salutiamo la tua Vicenza, Antoine. Quando ti vedi a lanciare il tuo master su TikTok o la prossima piattaforma? Mastering che cosa? A insegnare, a webinarizzare. Da quando inizierai a fare dei corsi tuoi per TikTok? Credo fosse una forma di complimento, però magari ci hai pensato. Grazie, sei super gentile. Non credo funzioni, almeno non credo funzioni per me, perché ho un approccio un po' particolare, un po' trasversale alla materia. A livello tecnico, cioè come consulenza tecnica, sì. I consigli un po' tanto al chilo non mi piacciono tantissimo. Alla fine si rischia, ci sono tantissimi creatori di contenuti che danno e social media manager che danno giustissimi e strategist, giustissimi contenuti, consiglio generalizzati, che sono comunque utili, perché comunque se tu sei un creatore di contenuti non ti interessa diventare un social media manager, ma due dritte ti sono utili, passi attraverso un contenuto di questo tipo, super utile, evviva! Lo applico, però alla fine che differenza c'è nel trend che viene un pochino ghettizzato e dice ma se tutti facciamo il trend facciamo sempre la stessa cosa e tutti che seguiamo gli stessi consigli di social media managing e strategy e quindi alla fine tutti che ricadiamo nello stesso contenuto? Non mi ci vedo, quindi per il momento no, non Quindi niente così. Lamborghini verde per te. No, niente Lamborghini, non ho nessuna ricetta del successo, niente come ho raggiunto i miei 8.000 follower in una notte. No, mi dispiace. Esatto. Comunque Silvia, probabilmente lo sai, però lo dico per chi non lo sa a casa, lo scopo non è che tutti poi facendo lo stesso contenuto ottengano trend, ma che tutti abbiano pagato per scoprire come fare lo Vederlo, stesso contenuto che non serve a niente. Quindi esatto. hai sbagliato il punto di vista. È vero, in Devi effetti è metterti vero. in un'altra ottica in quel caso. Clicca qui, mettimi Clicca qui like, per. questo paga 10 euro, poi fai quello che vuoi, non mi Esatto. interessa. Se vuoi scoprire tutta la strategia di Silvia, Clicca ancora qui. troverete un link qui sotto. Però solo per oggi è 99,90 euro. Esatto. Senti Silvia, il gioco da tavolo è un settore che si spettacolarizza male. Che si rende, che anche dal punto di vista di creazione del contenuto non è banale per niente, per un motivo, che ha un tipo di prodotto, un tipo di un media di intrattenimento estremamente lento da consumare, perché oltre alla fase d'acquisto e il reperimento del prodotto, il board game, a meno di non avere un'evoluzione incredibile nel mondo delle stampanti 3D e una convenienza nel digitalizzare l'intero prototipo e renderlo stampabile in streaming, non ha ancora una sua forma di streaming, di download con un click mentre sei a letto che riposi. E conseguenzialmente ha dei tempi di attesa, devi recarti in negozio, devi acquistare online. Poi, una volta acquistato, deve esserci almeno una persona che Lega. consuma il regolamento, legge il regolamento, lo approfondisce. Poi devi organizzare la partita e devi trovare i compagni di gioco, devi spiegare ai compagni di gioco la partita, devi giocare la partita e tendenzialmente dopo una sola partita non c'è capito niente, a meno che non sia un gioco molto semplice, e devi reiterare per approfondire e capire meglio anche
il perché sia così divertente o non divertente, quali sono le strategie, qual è il messaggio che ti vuoi comunicare, eccetera, eccetera. Noi viviamo però in un'epoca dove tutti i media di intrattenimento sono veramente a portata di un click, sono più veloci, più rapidi, più incessanti se vogliamo, no? Finisci una serie su Netflix, ti arrivano 362 Vero. mail, ma perché non guardi anche questa serie? Abbonati a Amazon Prime Video, scarica Disney Channel Plus sul tuo mobile, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il creatore di contenuti nel mondo del board game fa un doppio sforzo perché deve portare persone che non necessariamente lo conoscono come media a capire dove si trovi, no? Il bello di questo media. Te trovi che sia una strada tutta in salita e come risolvi questa salita, come l'affronti? È assolutamente una strada in salita, perché comunque sia appunto anche la trasmissione proprio del giocando ci si diverte, non è soltanto studio il regolamento, non capisco la regola, sono arrabbiato, passa del tempo, il mio turno non arriva mai. Questo è un aspetto se sei sfortunato, se magari ti è stato proposto il gioco sbagliato nel momento sbagliato. Quindi si deve andare a fare una sorta di ponte tra questo enorme crepaccio che c'è tra giocare ai giochi e chi non gioca perché ha un po' lo teme, un po' ha paura di questa forma di intrattenimento, perché dice ok, no, non ho voglia. C'è anche da dire una cosa, moltissime persone, almeno quelle con cui ho a che fare io, gioco da tavolo Monopoly Dungeons and Dragons, che non è neanche un gioco da tavolo, quindi cioè, manca proprio anche la cognizione di che cosa si stia parlando. Secondo me il creatore di contenuti in questo senso, almeno quello che faccio io, è cercare di alleviare un pochino il percorso. Nel mio caso ho scelto il fattore temporale, quindi se io in un minuto ti condenso tutto quello che può interessarti di quel gioco, qualcosa ti resta e puoi dire non fa per me, oppure aspetta che lo provo. Questo già a me basta, già soltanto aver messo la curiosità. Dopodiché è un lavoro comunque che si deve fare anche proprio, non magari fisicamente, però singolarmente, quindi dando consigli un pochino più personalizzati, e sto provando a farlo in questo senso. Non è facile e probabilmente se, ovviamente spero, tutto continuerà a crescere con questo ritmo, non riuscirò a farlo per tutti per sempre. Quindi devo cercare come creatrice di contenuti di appiattire questa curva e dire ok, devo trovare sempre il modo di riuscire a dare un consiglio un pochino più personalizzato a tutti. Come faccio? Il gameplay gratuito di Sherlock Holmes consulente investigativo è stato fatto anche per questo. Io ve lo metto lì, ce l'avete già a casa. E tra l'altro, registrando, mi sono resa conto che avrei potuto digitalizzare altro. Infatti c'è l'edit all'interno del video. No, questa cosa non vi serve più, ve l'ho messa qua, la mappa, mi pare. Più cerco di portartelo a casa come contenuto preconfezionato proprio per te, che non vuoi stampare, non hai la stampante, più ti faccio venire voglia. Se tu sei già propenso e hai voglia, quello sforzo di andare al negozio, cercare il gioco, imparare il regolamento, passa da sforzo a piacere per certi versi. Perché dici, ok, io ho giocato questo gioco, è stupendo, lo voglio far provare al mio amico, me lo studio io il regolamento. Arrivo che il regolamento lo so già perché ho guardato un tutorial e mi sono preparato, quindi lo sforzo diventa piacere. Dal mio punto di vista è questo, cioè cercare di mettersi a fare un micro ponte in questo crepaccio gigantesco e dire io ti ho portato un pochino più in là, ora prova ad andare tu. E fu sta funzionando, almeno per la mia modestissima esperienza funziona, però è un lavoro a tutti gli effetti. Non, lì dal passatempo si passa a quella che è comunque la trasmissione della passione anche a livello proprio tecnico. Adesso sei sulle tue gambe, vai. Però è soddisfacente, non ve lo nascondo. I giullari proseguono con il loro interrogatorio all'arma Ecco. bianca e ti chiedono: su TikTok ci sono gli hater? Non essendoci dislike, è meno sentita rispetto ad altri social? Ci sono, e io sono fortunata. Sono capitata in un ambiente molto positivo nel mondo dei giochi da tavolo in generale, e su TikTok la cosa più simpatica che mi viene detta è rapper che Eminem ha paura di dissare, oppure la figlia di Paolo Bonolis, perché ovviamente poi la caratteristica che resta a chi magari non è interessato dal contenuto in sé per sé, ma resta per la velocità, è appunto la velocità. La cosa che a me dà più fastidio di tutte è quando magari il commento si focalizza su un tratto che non c'entra nulla all'interno di quello che sto dicendo. Nel mio caso, non voglio evitare l'elefante nella stanza, lo dico in italiano, non dico l'elephant in the room in inglese, così non si arrabbia nessuno, a parte Mario. Il punto è che sono donna, quindi certe volte arriva il commento: che carina che sei. Ora,
consiglio, secondo voi, io resto magari un tot di tempo a prepararmi un gioco, un contenuto, porto qui, cerco di trovare il format, ve lo spiego, ve lo sottotitolo per sentirmi dire che carina che sei, anche le donne giocano. Andiamo avanti. Hater vero e proprio esiste, io fortunatamente non ne ho esperienza, quando però mi arriva un commento del genere un po' mi demotiva, questo sì. Chiaro, sì, fra l'altro purtroppo pare impossibile, pare, senti che forma, sembra impossibile, ma quello che si definisce l'ambiente del gioco intelligente spesso non è così intelligente. Passiamo a Emiliano Cipe che ci chiede, ma ti chiede, non chiede nulla, chiede a te, ma concentrando troppo non si rischia di perdere qualcosa che può essere importante ma che tu valuti non lo sia? Non l'ho capita neanche io tanto bene la domanda. Posso Forse ci con volevi chiedere che ore sono. penso voglia dire, essendo che sono io a stabilire che cos'è per me il sugo del gioco, magari perdo una caratteristica che per chi ascolta quel gioco può essere rilevante o importante, Grazie però per alla avermi fatto da interprete, ora l'ho capito, me l'ha chiesto Guido. Scusate la stanchezza. La comunicazione. No, il punto alla fine, Emiliano, è che alla fine se ascolti un contenuto detto da me, io mi sforzo di non faccio recensioni, non ti dico io la penso così, però obiettivamente te lo dico io, quindi è ovvio che ci sia la mia lente tra il contenuto e te. Sta appunto nello scegliere le lenti che preferisci, quindi le persone il cui parere, il cui filtro sono più simili a quello che applicheresti tu. Quindi sì, il rischio c'è. Scegli sempre con attenzione, scegliete sempre con attenzione le persone che volete seguire in questo senso. Oppure se vi stanno simpatiche, sapete che sono persone che seguite per la simpatia, non magari per il contenuto più tecnico. Assolutamente, l'arma più potente non è rompere le scatole, ma è non seguire, non ascoltare o con un francesismo oxfordiano non cagare. Esatto. Allora Silvia, una cosa molto, molto interessante di quello che ci hai detto fino ad ora è proprio il rapporto fra creatori di contenuto, il mondo dell'influencer, influencer marketing, il mondo delle aziende, il mondo della divulgazione, eccetera, eccetera. Ora, finora è tutte cose universalmente piacevoli, ti faccio qualche domanda più spinosetta perché Pronta. sono una persona cattiva e quindi devo fare qualche domanda più spinosetta. Flame. Che cos'è per te, se ovviamente per te esiste, il gatekeeping in un settore di nicchia e come vedi il gatekeeping in un settore di nicchia? Qual è il tuo parere genuino sull'argomento? Dirò la verità. Il gatekeeping ovviamente è nelle mani di chi il settore di nicchia lo padroneggia al meglio, lo so. Non è detto, non è una regola fissa, ma tendenzialmente chi ha maggiore esperienza, a volte, e voglio metterci anche il beneficio del dubbio, magari proprio per un retaggio culturale, non tanto per voler applicare effettivamente un gatekeeping, ci si lascia determinate affermazioni su un titolo, un modo di approcciare, piuttosto che la serietà o meno di un determinato, di una determinata tipologia di giochi. In questo caso è un po' come umiliare tutti quelli che quel gioco magari lo hanno apprezzato, che quella tipologia di giochi la utilizzano e per quel che mi riguarda, anche quando si va a voler più che altro dimostrare la propria conoscenza, emerge una sorta di gatekeeping. Alla fine nessuno di noi vuole sentirsi dire che di una cosa non ne sa assolutamente una mazza e che non sarà mai in grado di capirla fino in fondo, cioè credo valga per tutti in qualunque settore. Di conseguenza, ogni volta che utilizziamo cioè realizziamo un contenuto oppure diciamo un qualcosa che esclude qualcun altro, ovvio ci sono i gusti personali, però c'è modo e modo di esplicitarli e sempre con rispetto. Non mi piace questo titolo, ma non ti sto giudicando perché lo utilizzi, perché ti piace. Invece tante volte chi magari ha un pochino più di esperienza tende, e ripeto, magari nemmeno volontariamente, ma come conseguenza del suo modo di esprimersi, di agire, a mettere una sorta di barriera dicendo qui c'è il gioco bello, lì c'è il gioco meno bello, mi riferisco ai giochi, ma vale per tutto. Di conseguenza, all'interno di una nicchia, la nicchia si cementifica e si chiude in se stessa. È un rischio, tra l'altro, perché alla fine quella nicchia non si allarga più perché le persone al di là di questo muro non lo vogliono valicare, vogliono restare dove sono. Il dramma è che perché ci sia un rischio deve esistere una conseguenza diretta sulla persona che ha
il rischio manifesto, e nel caso del gatekeeper non rischia nulla perché è soltanto il suo hobby, non gliene frega una mazza. Chi rischia sono chi deve pagarci le bollette, l'utente, gli stipendi con l'hobby, quindi è un po' più, è un po' diabolico il meccanismo del gatekeeping. Sì, alla fine non rischia nulla, cioè chi tratta male comunque chi sta al di fuori della sua nicchia, che rischio ha? Soprattutto quando la nicchia è un gioco, appunto, non è lavorativa, ma è proprio percepita come un gioco. Quelli che effettivamente da quella nicchia traggono il pane e i soldi per pagare le bollette. È brutto, ma è Questi vero. maledetti che vogliono fare i Esatto. soldi sulla nostra Le passione, lobby. se ne Esatto. becco uno. Ah. Senti Silvia, invece sul fronte della divulgazione, da consumatrice di contenuti divulgativi, visto che non ti definisci una divulgatrice, quali sono secondo te le caratteristiche di un buon divulgatore? Ovvero, quali devono essere per te le caratteristiche di un buon divulgatore per catturare la tua attenzione? Fruibilità, un contenuto che quindi non mi respinga perché c'è qualcosa che non conosco, o meglio, voglio che mi venga spiegato qualcosa che non conosco, ma in un linguaggio che posso comprendere, qualunque esso sia. Non c'è visivo, scritto, un video, una foto, basta che io riesca a comprendere che cosa il divulgatore sta cercando di passarmi e quindi avere comunque un arricchimento personale. Quindi una fruibilità il più piena possibile. Apprezzo moltissimo chi lavora con sottotitoli, utilizzando un linguaggio meno tecnico oppure spiegando. Ci sono un sacco di pagine, magari anche piccole, che prendono un termine tecnico del mondo dei giochi da tavolo che magari per il più assodato e dicono: ma sapete che cosa significa questa parola? Significa questo. È utile, è prezioso e sono contenuti che io reputo sempre valevoli perché ci mettono nelle condizioni di capire, quindi fruibilità. La scrittura sul web, secondo te, è morta? No, nel senso, io dico sempre, e Annie se c'è lo starà dicendo ovunque, i blog sono morti. Faccio un passo indietro e spiego. I blog sono morti se li pensiamo esistenti a sé stanti, cioè come entità che resta lì arroccata e non presenta nessuna estensione su nessun social. I blog sono utilissimi e tra l'altro io ne seguo molti in determinati ambiti, ad esempio nell'ambito editoriale, per dirne uno, editoriale inteso per i libri. Di conseguenza sono utili perché io ci sono arrivata attraverso un social. Voglio andare a sviscerare qualcosa di più, mi interessa la parte scritta. Un social come Instagram, ad esempio, è nato per la divulgazione di immagini. Se si scrive una caption troppo lunga, tendenzialmente le persone non la leggono. È vero o non è vero? Devo scrivere una caption interessante. Che cosa sto offrendo? Da che parte mi sono messa? Io sto trasmettendo un contenuto, però io poi non sono il destinatario di questo contenuto scritto. Sarà una parte della mia community. Devo metterlo nelle condizioni di essere interessato. Non vi dico il clickbait, ma c'è un clickbait sano che può mettere una sorta di interesse nella parte iniziale della caption per farli continuare. Non è una formula magica, non state raccontando delle frottole, siate interessanti e soprattutto cercate di farlo in una maniera vostra che vi rispecchi e magari anche un pochino creativa, un pochino diversa, partecipativa, che poi alla fine è la parte appunto social dei social, la parte sociale, interazione, partecipazione. Oggi la presenza social è qualcosa che è un po' oggetto di dibattito sotto tanti punti di vista. Da una parte il grosso problema di qualunque social, sia TikTok, Instagram, Twitter, qualunque social, è il problema dell'authority, cioè chi sta parlando è un soggetto sempre difficilmente identificabile. La cosa di buono che avevano radio e televisione, dico avevano perché non esistono più, come tutti sapete, era il fatto di avere, quando erano ben fatte, un giornalista o comunque un tecnico dell'informazione in grado comunque di verificare alcune fonti, di filtrare dei profili e di dare voce in qualche modo a competenze corrette nell'ambito corretto. Poi è arrivato il mondo dei social. Radio e TV gli sono andati dietro svaccando clamorosamente, mettendo il padre informato al pari della virologa numero uno al mondo. Però è anche vero che il social nasce come costruzione paritaria di community, quindi chiunque può accedere, chiunque può dire la sua. In questo contesto,
sia divulgatori sia creatori di contenuto devono ritagliarsi il loro spazio in cui divenire l'unica autorità possibile all'interno della loro community, nel senso all'interno dei loro spazi, Certo. intendo. Quindi queste community diventano grandi contenitori trasversali di tutto un po' e poi tanti piccoli castelletti con il content creator, l'influencer, il divulgatore di turno che costruisce un sottomondo con le sue regole, con i suoi valori, con il suo messaggio, sperando di isolare soltanto le persone effettivamente interessate al suo lavoro, senza trovarsi sostanzialmente una valanga di troll, portatori di shitstorm e un sacco di altri guai tipici dei social. Ora, questa cosa io l'ho sempre trovata un po' paradossale, no? Perché i social hanno creato di tutto il mondo un gigantesco bar. E all'interno del bar ci si chiude in tanti piccoli tavolini per Tavoli. parlare con la cerchia degli amici. Di contro, però, chi fa divulgazione, chi fa creazione di contenuti vorrebbe che il suo tavolo diventasse sempre più grande, per continuare questa Chiaro. parafrasi. Ora, dov'è il punto di equilibrio fra tutti che parlano in questo grandissimo rumore e persone titolate a parlare con competenza di un argomento? Quando è che si può stabilire e determinare l'effettiva authority di chi parla in un ambiente dove è solo Tutto. grande confusione? Perché si rischia, a mio avviso, di perdere il valore del contenuto, perché un contenuto può essere ben formattato, però c'è un contenuto che è di maggior valore e un contenuto che è di minor valore, non per cattiveria, per No, necessario certo. expertise. Per necessario skillset, stessi termini Chiaro. inglesi, eccetera, eccetera. Quindi, dove si pone il limite? Come si fa oggi a riscoprire il valore in uno strumento che sarà è già il media del futuro, ma nel futuro sarà ancora più il media del futuro? Purtroppo è un equilibrio che sta all'interno delle persone stesse, non è un equilibrio. Fosse tra il creatore di contenuto e la persona che riceve il contenuto, probabilmente sarebbe più facile stabilire un equilibrio e di conseguenza fare anche una sorta di selezione più ampia. Questo è un contenuto valevole, questo è un contenuto, cioè un creatore di contenuti competente, un creatore di contenuti meno competente, o valevole o di mio interesse. Il punto sta all'interno del creatore di contenuti e all'interno di chi fruisce. Io sono ben conscia di quali siano i miei limiti, tant'è che non mi definisco divulgatrice. Nessuno mi ha imposto di scegliere questa cosa, me lo sono autoimposta. Ovviamente questo è un'arma a doppio taglio, perché dicendo che non sono una divulgatrice, magari qualcuno può dire: ok, allora non mi interessa seguire questo progetto ludico, perché probabilmente non ha le cose che desidero io. Al contempo, però, è un lavoro di onestà. Non posso fingere chi non sono. Le finzioni, come dicevo prima, uno può stabilire di utilizzare una voce che non sia la sua, ma poi il giorno in cui è andato qualcosa storto, è meno propenso a mantenere questa farsa, la farsa si sbriciola e si va a danneggiare il lavoro che si è fatto fino a quel momento. Non lo giudico, dal mio punto di vista, per me non ha senso. Di conseguenza è un limite all'interno del creatore e all'interno di chi riceve il contenuto. Se qualcuno, per tornare alla Lamborghini verde o alla Ferrari verde o quel che è, vi spiega come ottenere una cosa in maniera facile e immediata il giorno dopo, provate a fermarvi un secondo e dire: ok, ma se questo ha la soluzione della vita in tasca, perché la sta dicendo a me? Che cosa ho io? Cioè, perché sta trasmettendo questo messaggio di estrema facilità e non ci sono tutti pronti a fare esattamente quello che sta dicendo? Perché non viaggiamo tutti in Lamborghini verde? Purtroppo, trattandosi di un equilibrio appunto personale, è un equilibrio che è difficilmente identificabile da una voce esterna, da una competenza esterna. Cercate di essere selettivi. E per voi di selezionare il meglio quando cercate un creatore di contenuti. Ripeto, il potere, l'equilibrio è tutto nelle vostre mani in questo senso. Se ritenete che una creazione di un contenuto, non che non vi piaccia a livello, come dire, personale, a livello di gusti, ma proprio questa persona sta dicendo delle cose che non sono vere, piuttosto che andare a scrivere sotto, perché è quello che sta aspettando, queste cose non sono vere, stai dicendo un sacco di cavolate, creargli engagement e creare comunque una discussione con una persona che non ha intenzione di discutere o che comunque viene alimentata dalle stesse discussioni, fate un passo indietro, togliete il follow, bloccate se ritenete opportuno e se le cose diventano gravi, segnalate. Alla fine è come appunto un bar.
può esserci un tavolo che fa particolarmente casino e che disturba gli altri. Purtroppo non c'è un gestore del bar però a cui rivolgersi. Il gestore del bar potrebbe essere la piattaforma stessa. Se il casino va oltre una determinata soglia, potete decidere di intervenire con la segnalazione. Ripeto, non commentate, no. Anche perché li alimentate. È come gettare aria sul fuoco, non acqua. Quindi questo fuoco diventa sempre più grande, divampa. Il limite cercatelo in voi stessi e allo stesso modo, esorto i creatori di contenuti, cerchiamoli in noi stessi. Esiste un equilibrio, cerchiamo di trovarlo insieme perché penso che il mondo dei social sia una gigantesca opportunità per tutti, soprattutto ce ne siamo resi conto nell'ultimo triste periodo quanto sia stato utile avere comunque una sorta di bar in tasca e poter andare al bar anche quando i punti bar purtroppo non potevano neanche essere aperti. Quindi Chiarissimo, ti senti un po' influencer? no. L'influencer non ci si sveglia un mattino e si dice: ah, io da oggi in poi faccio l'influencer. Mi fa piacere pensare di essere più che altro un consigliere, qualcuno che appunto ti dice: io la vedo così. Mi fa piacere quando ricevo la foto, la cosa: ho comprato il gioco tale, mi sto divertendo un sacco, grazie. Non credo di aver fatto, e non so se mai lo farò, lo scatto che c'è tra influencer e creatore di contenuti. Per il momento però mi sta bene così. Essere influencer è una responsabilità, non è una cosa da prendere alla leggera. Non viene da noi, ci viene riconosciuta per una serie di fattori. La nostra parte ovviamente c'è, ci mancherebbe, però poi ci sono anche un sacco di fattori esterni che non possiamo controllare noi e su cui abbiamo poca influenza prima di diventare influencer. Quando si diventa influencer ci si carica di una responsabilità. Abbiamo comunque una responsabilità ulteriore, non è solo di rispettare, voler bene, coltivare la nostra community, ma è anche capire che la nostra community ci ha dato un grosso valore, un grosso peso all'interno delle sue analisi in uno specifico ambito o in più ambiti. Di conseguenza bisogna maneggiare questa cosa con ancora più cautela. Per il momento non lo sono e sono contenta di non esserlo. Se mai lo diventerò, diventerà un secondo lavoro e vorrò, al di là della creazione di contenuti, e vorrò soppesare questa cosa sempre molto rispetto magari ora in cui è soltanto un rapporto con delle persone con cui chiacchiero e con cui c'è uno scambio 50-50 alla fine. Faccio un'altra domanda diversa Certo. invece. Sei sicura che non sei un influencer? Non è una cosa che può venire da me, non è una risposta che devo dare io. Molto probabilmente è una domanda che andrebbe fatta a chi magari mi segue, dicendo: ma se esci il gioco ti consiglio un gioco, ti fidi? È una cosa che vale. Allora a Vi ha quel appena fatto punto. una domanda, quindi siete in chat, siete tanti, rispondete a questa domanda. Guido, fai No! partire un sondaggio. Ma Chiudi il Silvia è un canale! Chiudi, Chiudi! Buh, venduta! facciamo partire il sondaggio, Guido. Facciamo partire il Perfetto. sondaggio così negli ultimi minuti prima di salutarci Ecco, scopriamo finisce così. se sei diventato un influencer senza Wow. saperlo. Ti facevo questa domanda un po' provocatoria perché questo è uno dei temi quando si parla con creatori di contenuto, dobbiamo parlare anche dei problemi Certo. polemici che stanno dietro alla creazione di contenuti. È un problema molto complesso. Io ti cito le parole di una persona che sottintendeva in qualche modo, anzi non citiamo le parole, lasciamo perdere, se no si va a finire in flame in altri luoghi. Comunque è nato questo dibattito, mettiamola così, sull'utilità di avere all'interno di alcuni contesti promozionali, quindi l'ambito fieristico, le giurie dei premi, eventistiche particolari, ma che avessero un incontro specifico fra critica, pubblico, mondo delle aziende, mercato, eccetera, eccetera, la presenza di influencer. E quando si parlava in questi contesti di influencer, sembrava sempre di parlare di qualcuno che, come dicevi giustamente te, si alza la mattina e si sente che è un influencer e tutto il mondo è influenzato dalla sua influenza. In realtà io continuo a ripetere, ma mi sento una voce fuori dal coro, che influencer non è che non è il mestiere è il creatore di contenuti, l'influencer è uno status che si acquisisce Esatto. quando la validità dei propri contenuti è consistente, con la giusta frequenza e con la giusta credibilità, e che conseguenzialmente non è vero che l'influencer è un marchettaro,
Perché la marchetta è la cosa che ti fa perdere credibilità e quindi automaticamente non ti fa più essere un influencer. Quindi è un cane che si morde la coda all'infinito. Nonostante questo, specialmente in questo settore, si continua a pensare che tutti quelli che hanno un canale più o meno di successo parlino solo bene dei giochi perché sono comprati dalle aziende, facciano soltanto marchette, non capiscano nulla di giochi, eccetera, eccetera, o se ne capiscono, però nel tempo il successo li ha appannati perché non ritengono più Kailus l'unico German giocabile nell'universo dei giochi German, eccetera, eccetera. Come la vedi su questo tema? Cioè, che professione è davvero l'influencer e che ruolo ha all'interno di un mercato di nicchia? Secondo me l'influencer all'interno di un mercato di nicchia può essere il plus valore, l'uscita dalla nicchia, se non l'uscita, l'allargamento. C'è stato un esempio di un influencer piuttosto famosa che ha parlato di questa nicchia e comunque gli effetti, bene o male, si sono visti, cioè qualcosa si è smosso. Poi, Bumper da Vinci. poi tutto ciò è una tantum, perché ovviamente questi influencer fa anche altre cose, quindi per essere credibile all'interno della sua community per le persone che influenza, crea tutte altre cose, di conseguenza è una parte. Però avete notato quanto sia arrivato in quel momento? È arrivato persino a me, che non ero ancora qui, non succedeva niente, il gioco lo conoscevo già, però che potenza ha avuto? Lei alla fine che cosa ha fatto? Ha chiacchierato di una cosa che le piace. E in quel momento non era stata pagata da nessuno. Quella cosa le piaceva, ha detto: ho pensato di fare questa cosa qua. Ecco qua. Di lì in poi si è andati avanti. Ora, non voglio addentrarmi in nessun tipo di cosa. Il rischio poi è di non analizzare più l'influencer per quello che è e vederla come un'occasione di ti mando tutto quello che ho a casa, basta che ne parli. No. Comunque quell'influencer ha un tipo di target che va coltivato. Non dobbiamo uscire un attimo dall'idea dell'azienda, che bello ho trovato la gallina dalle uova d'oro. No, sì, l'hai trovata, però utilizzala al meglio per non spaventare, perché una parola negativa dell'influencer, che tra parentesi c'è stata, ma io sono molto attiva in questo senso, avevo le antenne alzate, è un'arma a doppio taglio. Stiamo uscendo dalla nicchia, l'influencer mi dice una cosa che è un'altra, addio, spaventa il suo target. Di conseguenza, quanto può essere utile utilizzare al meglio un influencer e non additarlo come un marchettaro? Alla fine, che differenza è un lavoro? Innanzitutto partiamo dalla base, il creatore di contenuti è un lavoro. Che lo si faccia dietro compenso, che lo si faccia per passione, dopo un determinato livello di contenuto, dopo una determinata costanza, diventa un lavoro per chi lo fa. Quanto è bello che la persona che vi porta contenuti gratuitamente alla fine, in tasca quotidianamente o una volta a settimana, 2 volte a settimana, venga anche remunerato per tutto il lavoro che fa. E soprattutto è una condizione di vittoria per voi. Se la persona viene remunerata, se l'influencer funziona, se la nicchia va avanti, i contenuti che guarderete saranno sempre più vari. E sempre più ben fatti, perché tendenzialmente le persone potranno permettersi degli strumenti migliori, per esempio, N non neghiamolo, una telecamera migliore o piuttosto che una luce in più. Voi che cosa ne avete? Un contenuto comunque gratuito, perché l'azienda ha pagato, non voi, che vi arriva meglio, vi arriva al meglio delle possibilità della persona che avete davanti. Avrete un influencer contento, l'influencer o creatore di contenuto. L'influencer in questo caso è una sorta di nave rompighiaccio, è davanti e traccia un sentiero, e dietro possono andare tutti i vostri creatori di contenuti che avranno accesso magari a un pubblico maggiore, perché se googliamo un determinato titolo dopo che ne ha parlato un influencer, se siamo stati bravi col lavoro di creatore di contenuti, usciamo anche noi, e magari uno dei 100.000 dietro l'influencer arrivano da noi. E se arrivano da noi e il nostro piccolo progetto va avanti, chi del nostro progetto usufruisce avrà una condizione migliore, non verrà dimenticato e noi diventeremo cattivi, brutti e neri, parleremo soltanto bene dei giochi, parleremo meglio dei giochi che ci piacciono. Quindi E vabbè, aggiungiamo altro? Non aggiungiamo non lo altro, so. hai detto tutto te.
Io Scusate. mi accontento della tua risposta, Grazie. pienamente mi accontento. No, 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 che ti scusi, hai detto parole santissime, anzi, come sai, sposo appieno questo tipo di ragionamento. Purtroppo è molto difficile farlo capire a chi fa, diciamo, da voce antagonista a questa teoria del fatto che se circola del denaro all'interno di un hobby non è solo per corrompere gli animi, ma a volte semplicemente un'onesta professione che porta un po' di cibo in tavola. Poi, se come me mangi tanto, il cibo deve essere anche sufficiente. Esatto. Silvia, è stata una chiacchierata interessantissima. Ho Grazie. sforato l'ora, come sai, non succede spesso, non è vero, però fai conto che sei una lusinga. Che Quindi, bello. grazie, grazie per essere stata con noi. Ti aspetto venerdì a Modena. Quando Sì, passi, passaci a volentieri. trovare. Così ci facciamo una giocata insieme o quantomeno una chiacchierata, anche perché io non credo di Volentieri. riuscire a giocare, vorrei giocare, ma non riesco Ma più a non può? giocare. Non È posso, non corrotto, posso. corrotto. È la Sono corruzione corrotto, è il proprio. denaro che mi, capisci? Esatto. Ora Sottrae tempo. sì, poi devi lucidare la Lamborghini verde. Grazie Esatto. davvero, Grazie grazie davvero a voi. per questa serata, grazie a tutta la chat attivissima questa sera. Vi Grazie, grazie a tutti. ricordo gli soliti appuntamenti, quindi domani con Guido si gioca a Tainted Grail, credo ancora a Tainted Grail. Guido non smette più di giocare a Tainted Grail, chiedetegli un altro gioco perché non se ne può più di Tainted Grail. Giovedì sera Q&A sul mondo del lavoro. Silvia, io parlerò malissimo dei social media manager giovedì sera. Perfetto, ma Quindi in stasera realtà abbiamo parlato bene di social media devo manager. dire che hai anche ragione, per una buona maggioranza mi trovo d'accordo. E ho anche Quindi visto la live sui social media manager, ma tutta dall'inizio alla fine. giovedì veniamo da un processo di selezione abbastanza complicato, Immaginavo. quindi volano i missili giovedì, quindi se non hai di meglio da fare vieni a sentire i miei improperi. Venerdì si quizza con il buon Guido, sabato la top of the board, dopodiché se la fortuna, i mezzi tecnici e gli eventi ci assistono, lunedì inizierà ufficialmente Board Next, che è il nostro nuovo formato, e poi, ragazzi miei, partiamo. No, martedì c'è ancora un Marin Show con il buon Stefano Tartarotti, grandissimo illustratore di Un giorno da cana e di qualche altra novità che vi rivelerò. E poi partiamo per Modena Play, quindi ci vediamo a Modena Play. Vi ricordo, da ultimo, Silvia, scusa se ti trattengo, di iscrivervi alla Q&A Super Live che si terrà sabato pomeriggio alle ore 18 a Modena in saletta privata, perché ci hanno riservato soltanto 40 posti a sedere. Dopodiché non ci si sta più, quindi chi non si è iscritto non può entrare non per colpa mia, ma per colpa di Fox, perché è sempre colpa di Fox. Esatto. Grazie a tutti e buonanotte. Grazie, buonanotte.